questo punto la vicenda diventa seria. Davanti a una regione che non ha provveduto a fare il dragaggio, davanti a una regione che non ha provveduto a completare le opere pubbliche, la rete fognaria, i collettori, i depuratori, che non ha provveduto a fare la manutenzione in questi anni, scafati da 40 anni, è la cloaca a cielo aperto della regione Campania, di 39 comuni, di 3 province, Salerno, Avellino e insomma, Napoli. Beh, davanti a tutto questo noi chiediamo un risarcimento danni per la città di Scafati, quindi anche per i cittadini di Scafati che hanno subito tutto questo, di 1 miliardo, non parlo di 1 milione, ma di 1 miliardo di euro per i danni che abbiamo dovuto subire, che non sono soltanto danni ambientali, ma sono danni alle proprietà, danni alle strutture pubbliche che abbiamo, danni alla città sotto tutti gli aspetti, agli appartamenti, anche al valore, al costo, insomma, degli immobili in questa città. Chiediamo, insomma, abbiamo fatto la diffida, entro 30 giorni, se non avremo le risposte che dobbiamo avere, andremo naturalmente, insomma, al TAR. Dopo essere andati al TAR, la richiesta, che sarà quantizzata con più precisione al momento, insomma, a grandi linee, insomma, è di 1 miliardo di euro, è una richiesta che vale per la città di Scafati e per i miei concittadini. Io devo chiedervi scusa, naturalmente, la puzza del tanfo che state sopportando, degli allagamenti che sarete costretti a sopportare, ma davanti ad una regione che è l'unica che ha le competenze per poter intervenire sul fiume Sarno che è dietro di me, se lo facessi io arrivano i carabinieri, vengono ad arrestarmi, è l'unica che ha le competenze perché naturalmente lo sancisce la legge nazionale che le competenze sono in capo alla regione, è la legge nazionale che dice che la regione deve fare certe cose sui canali, sui fiumi.